perché in questo caso facciamolo correre che gli fa bene. Bonucci sale, lui va a destra, siamo già in posizione di tre quarti. Bernardeschi riceve il pallone di infilata per Higuain, palla sul destro, Higuain in posizione di infilata, crossa, e secondo me era una buona idea da parte di Gonzalo. Buona situazione per la Juventus questa volta. Bellissimo. Un taglio qui in area di rigore della Juventus, dove arriva Higuain. Higuain viene affiancato, prova a mettere il pallone in mezzo, non c'è nessuno pronto ad approfittarne, poi la palla viene definitivamente spinta in calcio d'angolo. CR7 in ritardo. CR7 in ritardo, sì. Attento ancora la Juve. Fuori gioco. C'è un fuori gioco. Oh, bella partita però, possiamo dirlo, no? Fabrizio, Carmine, continuiamo il nostro processo di miglioramento. Purtroppo quando le partite sono molto belle, in genere poi il gol lo fa chi è più bravo. Conti la rimessa, intercettata di testa Matuidi, però ancora nostra, cerchio di metà campo, avanziamo, centro-sinistra, Teo Hernandez. Vola, vola! Va Teo Hernandez sulla tre quarti, porta palla, si ferma, prestato da Bentancur, allora... Ancora lui cade, fallo di Bentancur, punizione Mina sulla tre quarti. Sì, Bentancur ogni tanto fa questi falli ancora però un po' di... Almeno si fa sentire, no, però posso mano. Dire, dei tre in centrocampo è quello che si fa almeno sentire. Sì, sì. Però ogni tanto commette dei falli, ingenui, in questo caso è andato a toccare polpaccio. Ma cosa vuole Bonucci che va lì a condizionare l'arbitro perché hai fischiato questo fallo? Prima su Quadrado ha fischiato il fallo di mano Quadrado. Tornati dalle vacanze, e non solo parole, ma anche con delle super occasioni da Pastorino. Ci prepariamo al periodo invernale, neve e montagna. Tiguan per tutti e per tutte le esigenze. Diesel, benzina, 1.600 e 2.000 TDI. Cambio manuale o DSG. 2 o 4 ruote motrici. 5 o 7 posti. E anche la versione sport. A partire da 12.900 euro per i modelli 2013. Fino ad arrivare agli attuali chilometri zero con un risparmio da listino di oltre 11.000 euro. Affrettatevi, vi aspettiamo da Pastorino in Corso La Mano 48, Grugliasco. Offerta esclusiva Autofrancia su 500 Hybrid Rockstar, nuova chilometri zero con 6.000 euro di ecobonus, vostra a soli 13.900 euro, volendo con finanziamento zero anticipo e zero rate fino al 2021, a partire da 6 euro al giorno, quindi 176 euro mensili. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino, 7 giorni su 7. Evo Electric, tua 21.900 euro. Con 300 km di autonomia, batterie garantite 8 anni e la ricarichi anche con la presa di casa. Da Autostandard, tua 21.900 euro, grazie a 10.000 euro di ecoincentivi. Conoscete tutto lo stadio, telefoni aperti, quindi oggi la scaletta la fate voi, però poi ci sono dei macro temi, Roma-Juve che incombe, seconda di campionato, caso Suarez volendo, perché comunque nei titoli dei giornali troviamo la parola Juve e noi non possiamo sottrarci anche a questo momento giornalisticamente discutibile allo stato dell'arte, poi quando e se ci racconteranno altro, che la Juve ha fatto qualcosa che non può fare, e allora ovviamente scenderemo magari in dettagli che possono interessarci nel merito. Al momento siamo fermi a situazioni che, anche esplicitamente, secondo coloro che conducono le indagini, eccetera, non riguardano direttamente la Juve. Vedremo, però intanto sui giornali troviamo questa parola. Attenzione, è stata la settimana di Alvaro Morata
è il giorno di Alvaro Morata, alle 14.30 parla, quindi con noi per vedere integralmente parole di Alvaro Morata dalle 3 alle 4 e non solo, poi saremo in diretta anche dalle 5 alle 7, tra poco vi dico anche chi è l'ospite in questo spazio che vi risponderà al solito con le proprie opinioni, ma anche cercando di ragionare insieme. Ultimo passaggio a proposito delle notizie che fanno da caposaldo, il mercato che dura ancora una buona settimana, perché è vero che dura fino a domenica 4 ottobre, ma sabato 3 e domenica 4 si gioca, quindi nella testa di chi si occupa di mercato, tra gli altri anche io, la data entro la quale può succedere qualcosa è venerdì 2 ottobre e ci sono delle voci, dei movimenti che andremo a riportarvi, qualcuno l'avete letto sui giornali, bisogna declinarle, bisogna aggiungere o sottrarre qualcosa. Daniel Pisani, l'ho fatta lunga, ciao. Buon pomeriggio, lunga, Luca, hai fatto benissimo. Potevo parlare ancora per un quarto d'ora volendo, non c'è problema. Come stai? Tutto bene, un pochino anch'io contrariato per quello che sta succedendo, siamo un po' in mezzo a un guado, tra questa alba di Pirlo che sta arrivando e questo buio un pochino che incombe per quanto concerne la questione Suarez. Ma non so, io devo dire, al momento non so se incomba davvero questo buio, se lo parliamo in chiave Juve. Sicuramente però nella gestione delle indagini, ancora una volta, intercettazioni, procura, giornalisti, va bene, nel senso che ognuno fa il suo mestiere, io lo ribadisco sempre. Poi però a fare le equazioni bisogna stare molto attenti, perché un conto è dare una notizia che corrisponde a una situazione fattuale rilevante a livello giuridico, un conto è creare dei sovrappensieri anche nella gente che non si occupa tutti i giorni di queste cose, che poi inducono anche a fare operazioni mentali sbagliate, soprattutto ad alimentare il solito discorso che riguarda che quando c'è la Juve, questo non lo dico da vittimista assolutamente, quando c'è la Juve tutto vale 10 volte tanto e poi si va al bar e ovviamente invece di parlare di Roma-Juve interisti, di cosa ci parlano? Ah, però, voi. Film già visto, tante sempre, volte. Sempre voi, Daniel, sempre tu. È vero. Quante ne combini, hai visto? Dicevo, la settimana di mercato, tante cose. Allora, dimmi subito cosa pensi di Alvaro Morata e apriamo i telefoni. Io ti dico la verità, è chiaro che ormai quasi Suarez è diventato innominabile, non nominiamo questo nome in vano perché altrimenti scoppia il finimondo. Battute a parte, Suarez non è possibile prenderlo, questo l'abbiamo dato per esatto, è andato all'Atletico e questo francamente Luca mi dispiace molto perché finché fosse rimasto al Barcellona era un discorso anche abbastanza consolatorio per un tifoso bianconero. Il fatto che sia andato ad una rivale che in teoria dovrebbe essere sotto la Juve in una classifica ipotetica europea dà un pochettino fastidio, però dico che credo che il profilo di Morata sia sicuramente quello più vicino alle nostre esigenze, al pensiero offensivo che ha Pirlo, perché secondo me Pirlo ha in testa un'idea meravigliosa, non è Conte, quindi non si tratta di capelli ma si tratta di ben altro, di situazioni tattiche. E detto ciò, io credo che Pirlo voglia variare tanti tipi di soluzione, dal riprendere forse la soluzione allegriana, cioè quello dell'attacco del duo Morata-Dybala, fino ad arrivare anche ad altri incroci. Quello di Ronaldo Kulusevski lo abbiamo già visto, mi pare che non funzioni poi così male, anche se è stata una prima partita e quindi va presa con beneficio. Pare che saranno anche loro i protagonisti dal primo minuto della nostra, diciamo così, del nostro reparto offensivo. Ti sorprenderebbe? No, squadra che vince non si cambia. Adesso Pirlo... sì, ricordiamo che Dybala è vero che è rientrato in gruppo, ma è stato fermo due mesi, quindi non è pronto. Sarei sorpresissimo di vederlo titolare con la Roma, ma addirittura ti dirò che sarei sorpreso di vederlo titolare con Napoli. Secondo me il percorso di Dybala, che può essere utilizzabile già dall'Olimpico se viene convocato, dopo sarà... lo stop. Certo, bisogna averlo al 100% e iniziare a fargli mettere minuti nelle gambe, diverso ragionare sulla titolare. Oltretutto poi, concludendo il discorso, Morata secondo me è quantomeno un centravanti, cioè un ruolo abbastanza definito. Non ho nulla contro Dzeko, ci mancherebbe altro, però credo che la Juve di giocatori in attacco che abbiano delle caratteristiche per così dire particolari ne abbiamo fin troppe. Su Ronaldo si è detto di tutto, quindi non stancherò le persone che ci stanno ascoltando. Dybala è un giocatore difficilmente collocabile e anche Kulusevski è più un jolly se vogliamo, però non ha un ruolo ben definito.
quindi secondo me serviva comunque una punta. Se aggiungiamo questo, che è una punta che conosce perfettamente l'ambiente Juve e che soprattutto quest'anno, diciamo che la campagna bianconera, dalla scelta di Pirlo fino all'innesto di Morata, è un po' nel ritrovare quell'identità che lo scorso anno è mancata. Quindi secondo me è un acquisto che porterà non solo qualcosa di positivo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista proprio del gruppo, dell'identità bianconera. Dicevo, quando c'è tutto lo stadio, ovviamente non esiste quasi una scaletta uniforme, coerente. È bello che sia così, perché siete voi a portarci argomenti. Noto con dispiacere, ma non dispiacere rispetto a voi che ci seguite da casa, un dispiacere mio, nel senso che ho iniziato un campionato, siamo tra la prima e la seconda, il mercato è aperto, abbiamo tante cose da scoprire dei nostri giocatori, parlo di McKennie, che abbiamo iniziato a farci un'idea di quanto stanno reagendo alla scorsa stagione Rabiot e Ramsey, che sono partiti titolari contro la Sampdoria, Kulusevski, quanto vale davvero, dove può arrivare questo ragazzo, abbiamo voglia di vedere Morata, eppure in tanti sono molto sensibili a questa campagna in corso, oltre alle indagini in corso, anche la campagna in corso parallelamente a livelli sicuramente molto amplificati sul caso Suarez. Tra questi anche Paolo da Cuneo, che ci scrive: mi aspetto una dura presa di posizione da parte del club per quanto riguarda la vicenda appunto di Perugia. Trovo inaccettabile che ci venga buttato del fango addosso dalla stampa quotidianamente senza che la società si faccia sentire. Andrebbe querelato chiunque. Allora attenzione, a proposito delle querele, voglio dire una cosa subito. Le querele non vanno dichiarate. Cioè, quando la Juve querela, cosa che succede, come succede anche a De Gea, non è che fai il comunicato stampa dicendo querelato Daniel Pisani o querelato determinato giornalista del Corriere, ok? Questa è la prima cosa, quindi non diamo per scontato cose che magari invece ovviamente poi la Juve con il proprio ufficio legale porterà eventualmente avanti. Diverso è se Paolo intende nella prima frase la presa di posizione pubblica, la cosiddetta, qualcuno ce lo dice, perché io non farò una conferenza stampa. Al momento non è neanche indagata, tu troveresti comunque dopo farla. No, io direi di no, anche perché comunque quest'anno è chiaro che il tifoso, mi immedesimo anch'io perché poi io sono un tifoso, non lo ricordo sempre, il tifoso inevitabilmente ci riporta al 2006, è terrorizzato un po' dall'incubo Calciopoli, da questa ferita che mai si è rimarginata fino in fondo. C'è però una differenza sostanziale, Luca, io non conosco ovviamente gli aspetti legali, né posso né mi permetto di commentare le scelte societarie. Di una cosa però sono certo, che nel 2006 tra virgolette eravamo soli, ci aveva lasciato nel campionato 2002-2003, gennaio 2003, l'avvocato Gianni Agnelli, poi il dottore. Esatto, successivamente alla sconfitta di Manchester in Coppa Campioni. Chi gestiva la Juve? Luciano Moggi. Luciano Moggi era il centro veramente di una bufera. Ecco, lui e anche Giraudo, quindi erano al centro della bufera, quindi eravamo soli. Veramente eravamo il vaso di terracotta costretto a essere trasportato probabilmente dalla Bora Triestina di sveviana memoria. Quest'anno invece c'è un presidente che si chiama Andrea Agnelli, e quindi mi sento decisamente più tranquillo. Buongiorno, ci sono tanti altri giocatori, torniamo al campo, ma sono certo che qualcuno di voi ci riporterà su questo argomento, non che io lo caldeggi, però me lo aspetto, almeno nella mia testa. Sta suonando il telefono, siete in coda in tanti, però volevo riportare la parte che lega un po' le partite e un po' il mercato, visto che comunque poi tra 10 giorni ci togliamo di dosso il discorso delle trattative di mercato e vivremo sapendo qual è il gruppo squadra definitivo. Dicevo, l'amico Andrea che ci scrive da Lecco ci propone questo ragionamento su Douglas Costa, che è il giocatore accreditato da settimane come potenziale ultima vera grossa uscita eventuale per la Juventus. Ci sono tanti altri giocatori che sono sempre infortunati, che hanno questo problema, ok? Sì, l'ho trovata interessante, se non altro, questo messaggio. Vedi Royce al Dortmund, Chiellini stesso negli ultimi 3-4 anni alla Juve, o Zaniolo, poveraccio, perché poi tra l'altro mi ha anche infortuni qualunque. Ecco, Douglas Costa quel tipo di infortunio non l'ha avuto. Eppure il loro carisma o le loro doti calcistiche sono talmente elevate che i rispettivi club non ci pensano minimamente a dismetterli. Evidentemente, e qui chiude la sua conclusione, Andrea, Douglas Costa, anche a livello qualitativo nel stare in campo come l'allenatore vorrebbe, forse non convince. Questa è un'analisi
che ho trovato appunto intelligente, non so se corrisponde al vero, ma che vada oltre al solito, alla frase fatta, è sempre rotto, è bravo, ma è sempre rotto. Dovrebbe forse andare oltre. Verissimo, ha ragione il nostro amico Andrea, sottoscrivo, effettivamente su Douglas Costa si conosce poco, ecco, si conosce poco, poi per carità nessuno vuole entrare nella vita privata degli uomini, dei giocatori che diventano uomini quando finiscono di allenarsi o di disputare le loro partite, però ecco, di Douglas Costa non abbiamo mai avuto, diciamo così, delle interviste, dei momenti in cui abbia fatto sentire la propria leadership, eppure un giocatore che fa la differenza, esattamente come i campioni che Andrea ha citato precedentemente. Reus è stato il leader del Borussia Dortmund, Chiellini lo stesso della Juve, Chiellini lo scorso anno praticamente non ha mai giocato, ma si è parlato molto di Chiellini. Sì, l'anno prima ne ha fatte 25. Vuol dire essere un leader, riuscire a far parlare di sé non toccando mai il campo vuol dire avere grande personalità. Di Douglas Costa effettivamente, al di là del grande talento, al di là delle diciamo così delle situazioni e delle caratteristiche che ormai sono diventate quasi la parisiane, che salta benissimo l'uomo, crea sovrannumero, il giocatore che ti spacca la partita, non si è sentito altro, quindi evidentemente c'è anche una mancanza di personalità nel contesto Juve. Telefoni dunque aperti, anche qualcosa in chiave mercato, perché ci sono quattro nomi che si giocano forse un posto e una maglia bianconera. E tra poco ve li dico tutti e quattro insieme, così oggi non faccio il misterioso, va bene? Pronto, da casa. Ciao Luca, sono Andrea, dalla provincia di Bergamo. Ciao Andrea, prego. Ciao, vi saluto e saluto anche Daniel. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, niente, come hai detto tu, Carlo Suarez è l'ordine del giorno. Sapevo. Diciamo che sono qualche giorno che cerco di informarmi in maniera intelligente, di vedere le cose come stanno e di non fare neanche più di tanto l'uomo di parte, essendo bianco-nero dalla testa ai piedi. Sì. E niente, io vedo adesso una lotta tra giornali, nel senso che ora chi spinge più di tutti contro la Juventus senza avere una minima cosa che possa farlo, proprio zero, è il Corriere della Sera. Corriere, che sì. È in mano, chissà perché, a Cairo, che è il presidente del Torino. Sta spingendo tantissimo con degli articoli, più che altro con delle testate, perché poi se vai a vedere l'articolo non dice niente. C'è il titolo, non c'è niente, la cosiddetta titolazione. Faccio notare che anche la Gazzetta di Cairo, ma ha un atteggiamento al momento che mi sembra un pochino molto prudente. Insomma, la Gazzetta Online non tanto favorevole. Che vai a vedere. No, ma però io voglio sgombrare il campo. Secondo me, io al giornalista, da giornalista, non chiedo di essere favorevole o contro. All'opinionista posso chiedere di essere favorevole o contro. Il punto è, appunto, per esempio, tu hai fatto un ottimo esempio, sì, Andrea, la corrispondenza tra il titolo e i fatti contenuti, o le allusioni dei titoli, i fatti contenuti, dovrebbe essere in situazioni, perché finché usiamo le metafore per le prestazioni dei giocatori, è bello anche un po' esagerare su queste cose, che tra l'altro sono anche molto delicate. Bisognerebbe avere un'aderenza sicuramente di maggiore attenzione di quello che abbiamo visto finora. Su questo sono d'accordo. Andrea, grazie, noi vogliamo in pubblicità e poi velocemente atterriamo, perché so che scalderà le opinioni da casa sui quattro giocatori. Potrebbe esserci spazio alla Juve se si verificano due condizioni di base: la rescissione di Khedira, o risoluzione per la precisione del contratto di Khedira, e l'uscita, vediamo poi con che formula, di Douglas Costa, molto molto chiacchierata in queste ore a Torino. Quattro per una maglia, ve li dirò tutti insieme tra poco. Se siete alla ricerca di un'auto ideale per la città, full elettrico, non potete perdervi Honda E. La trovate da noi, dal gruppo V Auto, in corso Giulio Cesare 320 a Torino. Un'auto fortemente tecnologica, in grado di darvi oltre 220 km di autonomia e con una ricarica fast molto veloce. Ma soprattutto una delle auto full elettriche
più tecnologiche al mondo. Parliamo di un'auto con delle dotazioni incredibili. Pensate che addirittura al posto degli specchietti avete delle telecamere. Ma questo è solo l'inizio, perché la Honda Heavy stupirà con una tecnologia infinita al suo interno, sistemi di parcheggio autonomo, ma soprattutto con un piano di acquisto davvero incredibile. Pensate, potete acquistarla con un eco-incentivo rottamazione fino a 10.000 euro e soprattutto con una rata piccolissima da 365 euro al mese, con anticipo zero e nessuna maxi rata finale. Venite a scoprire e a provare su strada qui da noi a Torino, in corso Giulio Cesare 320. Il gruppo V Auto vi aspetta. Evoluzione Auto, il tuo concessionario di riferimento a Grugliasco. Nel nostro showroom potrai trovare la tua nuova auto a chilometro zero, aziendale, o scegliere la migliore selezione di auto usate di alta qualità, potendo contare su un bacino di 35.000 veicoli. Inoltre offriamo la comodità del noleggio a lungo termine, e ai clienti che acquisteranno una vettura a maggio verrà regalata una card del valore di 700 euro per fare shopping. Evoluzione Auto, se non siamo guidati dal cliente, nemmeno le nostre auto lo saranno. Per esempio Maurizio ci scrive: è stato un grosso errore andare su Suarez quando la Juve aveva già acquistato e chiuso le due case dell'extracomunitario. Beh, oggi dirlo sicuramente siamo tutti d'accordo a posteriori. Ora mancano almeno un laterale a sinistra, un fantasista di qualità e una punta. Ricordo all'amico Maurizio, che sicuramente lo sa, ma colgo questa occasione per ricordarlo a tutti, che con lo stato attuale della Rosa Juventus, quello di oggi, la Juve ha tre esuberi rispetto a una potenziale lista Champions. E se si chiudesse la lista Champions tra un minuto, noi avremmo tre giocatori che non possiamo inserire in lista Champions, e poi lì non voglio aprire il dibattito di chi sarebbero i tre, tanto è presto, lo faremo poi più avanti. Un fantasista, un esterno sinistro, una punta. Quale dei tre ha davvero, chiudiamo a uno, secondo te Daniel, più urgenza la Juve? Io dico un fantasista di qualità. Non ti fidi di Ramsey fino in fondo? No, non tanto a livello qualitativo, ma soprattutto a livello fisico. La continuità, il fatto che possa tenere un intero campionato, visto che poi il gioco di Pirlo predilige proprio questo. Ricordiamoci, seppure attraverso le voci di Radio Mercato, che sono attendibili fino ad un certo punto, che il sogno di Pirlo era lo stesso mio medesimo, cioè vale a dire Isco come trequartista. Sta utilizzando molto bene Ramsey, un Ramsey che sembra rigenerato. Sulle qualità, ripeto, del giocatore britannico non ho nulla da dire. Sul fatto che possa avere una tenuta che possa durare un lasso di tempo non solo così lungo, ma soprattutto così intenso, qualche piccolo pensiero ce l'ho, e come. Allora, telefonata da casa e poi i quattro uomini per una maglia, eh? Quindi mi pare una bella bagarre, perché poi ci si dividerà, ma la Juve questi quattro giocatori li ha trattati. Va fatta una scelta qualora si verificano le condizioni per poter inserire un ultimo tassello. Tra poco ve li svelo, prima sentiamo chi c'è in collegamento da casa. Pronto? Ciao, pronto Luca, sono Corrado da Valdertorre, un saluto al pro. Ciao. Buonasera. Corrado, ciao. Buongiorno. Ciao, niente, volevo solo chiedermi una cosa. Veloce. A tutti e due, chiaramente. Ma visto l'urgenza dietro, non sarebbe meglio prendere qualcuno nel reparto difensivo, piuttosto che, adesso si parlava di Chiesa, di andare a vedere, di prendere Chiesa, solo quello. Grazie, ciao. Cioè, scusa, ma quando parli di reparto difensivo parli di terzini, tra virgolette? Sì, certo. Ah, terzi, certo. Va bene. Intanto ti do questa notizia: Juventus ormai da 2-3 giorni fa trapelare come assolutamente forte l'ipotesi della permanenza di De Sciglio. A proposito di difensori aggiunti, terzini da avere in rosa, eccetera. Poi questo fa sobbalzare tutto, però per regalarlo, se De Sciglio sta bene, perché questa è un'altra condizione sine qua non, è un giocatore nell'arco di una stagione, qualcosa ti può dare. Penso, tu come la pensi? Sì, sicuramente, magari un piccolo contributo, però bisogna vedere, perché adesso ho visto un Ramsey rigenerato. Ho visto un De Sciglio, adesso è presto per esaltarsi, che come è entrato ha sfiorato il gol. Magari la cura Pirlo, non dico che possa trasformare, esatto, Remida. De Sciglio in Carvajal, tanto per intenderci. Però ecco, magari alla causa bianconera potrebbe anche essere utile
Non dimentichiamoci che c'è questa difesa 3 che non sarà un dogma, ma sicuramente sarà qualcosa di importante nel corso della stagione, che in un certo senso rende gli esterni, secondo me, un po' più adattabili. Cioè, mentre quando giochi a 4 devi avere, come ricordava il nostro amico Corrado, dei titolarissimi, avendo questa difesa 3, avendo questi giocatori che possono essere intercalati, sono un po' come i giocatori di basket che devono passare dall'attacco alla difesa, secondo me li puoi adattare. Anche questa idea che aveva Pirlo di un Bernardeschi alla Zambrotta non è così campata per aria. Io dico una cosa, noi vedremo secondo me da qui alla pausa nazionale una Juve tatticamente in continuità e non in discontinuità, perché sarebbe una follia fare tre partite e sperimentare su tutte e tre. Però noi non dobbiamo dimenticarci che lo stesso Pirlo, proprio nella conferenza di presentazione, ricordò che disse una cosa: possiamo vedere tanti moduli quest'anno. Quindi noi dobbiamo imparare, a dispetto di Sarri, che sì, puoi spostare un po' la posizione, ma per esempio sapevi codificare già prima che tipo di lavoro a livello di modulo stava andando a cercare. Con Pirlo dovremmo essere, siccome, più open, e quindi anche forse quando ragioniamo sul mercato. Tra poco vi do i quattro nomi, prima rispondiamo soltanto, tanto siamo, cambia poco, minuto più, minuto meno. Antonio da Novate alle porte di Milano ci scrive: mi sapete dire qualcosa di Arthur? Sembra sparito dai radar, o forse il mister non lo ritiene importante. Arthur è indietro di condizione, e questo lo sapevamo prima anche di Juventus Sampdoria. È comunque un giocatore che a bilancio ha messo 80 milioni. A bilancio, poi non abbiamo dato 80 milioni a Barcellona perché c'è stata la plusvalenza di Pjanic, è ok, però a bilancio è un giocatore tra i più importanti in rosa. Parte con handicap perché gli altri iniziano ad andare come dei treni, per gli altri colleghi di centrocampo, McKennie su tutti. Cosa ti aspetti da Arthur? No, mi aspetto qualità. Sì, mi aspetto qualità, anche se ho l'impressione che Pirlo prediliga questo centrocampo, non che sia il titolarissimo, per carità, però avere due giocatori con le caratteristiche di Rabiot e di McKennie per lui sia estremamente indispensabile. Tant'è vero che mi è venuta un po' una battuta, Luca, ovviamente ricordando un grande poema, un grande componimento letterario, cioè Don Rodrigo, ovviamente riferimento a Bentancur. Verrà il giorno, veniva detto in modo perentorio da padre Cristoforo al Don Rodrigo manzoniano. Qui invece ci mettiamo noi un bel punto interrogativo, perché dalle idee tattiche di Pirlo qualche dubbio anche su Bentancur a me personalmente sono venute. Io lo trovo invece molto adatto a giocare a 2 più che da mezzala a 3. Quindi so che lui ha avuto un piccolo problema fisico, forse non parte titolare neanche a Roma, però io sbento ancora a 2 invece ho buone sensazioni. Poi mi dite, diventa il nuovo Vieira? No. Però invece secondo me è più adatto a giocare a 2 che a 3, da mezzala che deve andare sempre in profondità, a buttarsi dentro, che lui lo trovo poco efficace nei 30 finali, a prescindere dai gol, ma anche nella decisione, nel decision making negli ultimi 30 metri, mentre invece lo trovo adattissimo a giocare nei nostri 50 metri, aiutare chi c'è davanti a poter essere i campioni che sono, no? Cioè davanti, più si è liberi, perché si è tranquilli di avere determinati mediani alle spalle, più si fa, più le cose ti riescono, sì. Funziona così, e magari chi di voi è stato attaccante tra i dilettanti eccetera sa che è così. Quando sei tranquillo, quando sei tranquillo perché dietro le cose davanti ti riescono, quando non sei tranquillo perché dietro non ti fidi, non ti riescono. Che era un po' il problema dell'anno scorso, il terrore che le altre squadre ripartissero e ogni volta che ripartivano creavano, è una cosa di fiducia, è un effetto domino poi all'interno della squadra. Allora, la Juventus a determinate condizioni, che ho già detto, non sto a ripetere, pensa a uno di questi quattro profili come ultimo innesto, e sono Rodrigo De Paul. Non lo metterei in pole position, io non ve li metto in ordine in questo momento, anche se io in mente ce l'ho l'ordine non di gradimento mio, ma di gradimento della Juve. Sì. Rodrigo De Paul, Federico Chiesa, Stefan El Shaarawy e Joaquín Correa della Lazio. E la cosa che può sorprendere è che non si tratta di esterni puri, Chiesa ha fatto un po' l'esterno puro in gioventù, però esterni puri, quando ragioniamo su quei giocatori di ampiezza, no?
i fluidificanti, e non sono neanche attaccanti aggiunti veri, cioè ci serve un centravanti in più, ci serve Ken, cioè, sono giocatori che però, se ci rifletti Daniel, tutto sommato si assomigliano molto l'uno con l'altro. Sì. Giocatori che sanno attaccare la linea avversaria partendo da lontano. Io l'ho molto chiaro. Io li metterei, dovendo fare a 2-2, non so se condividi Luca, io metterei Chiesa, El Shaarawy, De Paul, Correa. Sono d'accordo con te, perché Chiesa e El Shaarawy amano di più giocare in ampiezza, sulla riga esterna, mentre dentro il campo sono più abili e forse danno il loro meglio De Paul e Correa. Quanto ti ho stupito con questi quattro no? Mi hai stupito moltissimo con Correa, che non immaginavo minimamente che la Juve lo potesse trattare. Non mi sono meravigliato con El Shaarawy, anche perché Luca, chiaramente, quando non sono qui ho un altro ruolo, ma ti seguo, e quindi so che la Juve era sulle tracce di El Shaarawy. Anche qui il pensiero è come stia fisicamente El Shaarawy, se abbia risolto i suoi problemi fisici e non, perché sappiamo che El Shaarawy è anche un giocatore dal punto di vista, diciamo, caratteriale un po' particolare. Per quanto riguarda De Paul, è un giocatore molto discusso, a me personalmente piace. Rimangono dei dubbi se effettivamente un conto è giocare con il bianconero friulano, che non è più quello di Zico degli anni 80, un conto è indossare la maglia bianconera della Juve. Però è un giocatore che mi convince, è un giocatore che alla qualità sa unire anche tanta quantità. Mi chiedo però se di giocatori di questo genere già un po' ne abbiamo, di giocatori di quantità ne abbiamo diversi. Probabilmente dovessi in questo momento di primo acchito doverti fare un nome... devi, perché adesso gioco anche con gli amici a casa è questo. Ti direi Correa, perché io su Chiesa rimango un po' perplesso. Correa, sì. Io ho sorpreso te e tu hai sorpreso me con la risposta. O no? Mi fa piacere. Mentre io so, perché eravamo in pubblicità... Non ti avevo svelato i nomi, però avevi individuato De Paul nell'ipotesi e ti avevo visto carico su questo nome, sì. Però Correa di più. Correa di più, sì. Perché? Mi sembra che abbia un po' più cattiveria, quindi possa in un certo senso essere, incarnare maggiormente lo spirito, non solo juventino, ma di questa Juve targata Andrea Pirlo, che vuole veramente recuperare il pallone con grande determinazione e con grande ferocia. Antonio, un altro Antonio. Ciao Luca, ciao Daniel, sono dispiaciuto per la vicenda di Perugia, siamo di nuovo nel tritacarne. Mi chiedo, potevamo risparmiarcela? La società ha peccato almeno di leggerezza, ha dimostrato anche di non conoscere i regolamenti italiani. Poi lo sapevamo che Suarez non spiccica una parola d'italiano, lo sapevamo, e quindi perché non lasciar perdere? Un sacco di domande dietro ad Antonio, che scrive da Mati, anche lui alle porte di Torino. Tante domande, io però al momento mentre le leggevo mi ha colpito una parola su cui vorrei fare una specifica, che è la parola leggerezza. Allora, se io commesso una leggerezza, e secondo me la Juve l'ha commessa, non è, a proposito di equazioni, un reato. Cioè, su un milione di leggerezze che io posso compiere nella mia vita, 10 comportano reato. Le altre 999.990 non sono reato. E questo, quando si parla di questa vicenda con questa enfasi, resta, secondo me, la linea di demarcazione da avere sempre ben presente. Sono da d'accordo. Parte dei giornalisti che scrivono. Cioè, la leggerezza, secondo me, tra l'altro, è molto, molto folcloristica, se vogliamo. Secondo me la Juventus, quando si accorge dello status non comunitario Suarez, perché ai noi è lì la leggerezza, che noi trattiamo con un pezzo grosso, come Suarez, fino praticamente alla stesura del contratto, convinti avesse lo status di comunitario. Se no, noi non avremmo fatto quella trattativa, i tesserati li avevamo già, ok? Quando ci accorgiamo che lo status di comunitario che lui ha nella Liga non è equivalente, non è trasferibile al campionato italiano, perché le regole tra la Liga e la FIGC sono diverse, sono, tra l'altro, regole che tirano in ballo anche le regole, le normative governative, la Juve lì doveva avere la forza, la consapevolezza, secondo me, di dire a Suarez, mi rendo conto che, di dire, guarda, è stato bello, non possiamo, sì, tu hai già aperto la pratica, però mancano 25 giorni, guarda, sarebbe stato bello. Invece la Juve cosa fa? Fa una cosa che non è sbagliata e non è vietata, si informa. Ragazzi, cioè, che Cherubini, lo leggo, io Cherubini lo conosco anche personalmente, so chi è, ma
leggo che Cherubini prenda informazioni su come si fa. Ma è il minimo che può succedere. Da qualche parte, nel momento in cui la Juve sceglie di verificare cosa si può fare, la prima cosa che fa è prendere informazioni. Allora, questo non è reato. E non solo, questo non è neanche una leggerezza, se posso, leggerezza. Anzi. Ecco, ho fatto questo quadro, pubblicità, apriamo i telefoni. Solo Little Motor di via Masaccio 26 a Torino troverete Alfa Romeo Giulia 2.2 Multijet 150 cavalli con cambio automatico ad 8 rapporti a soli 17.900 euro. In più la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, piccolissime le rate mensili comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Little Motor, via Masaccio 26, Torino. Evoluzione Auto, il tuo concessionario di riferimento a Grugliasco. Nel nostro showroom potrai trovare la tua nuova auto a chilometro zero, aziendale, o scegliere la migliore selezione di auto usate di alta qualità, potendo contare su un bacino di 35.000 veicoli. Inoltre offriamo la comodità del noleggio a lungo termine e ai clienti che acquisteranno una vettura a maggio verrà regalata una card del valore di 700 euro per fare shopping. Evoluzione Auto, se non siamo guidati dal cliente, nemmeno le nostre auto lo saranno. Queen Car, concessionario ufficiale Mitsubishi, Mahindra e SsangYong. Oltre 400 autovetture a chilometro zero di tutte le marche. Hyundai, Kia, Fiat, Lancia, Suzuki, Peugeot, Nissan. Vi ricordiamo anche la possibilità di acquistare un'autovettura con già l'assicurazione, furti, incendio e manutenzione inclusa nella rata. Allora cosa aspettate? 7.000 euro di risparmio con l'eco bonus sulla rottamazione che vale zero. Eccomi, noi stavamo intanto confrontandoci su Enrico Chiesa, su Correa, e dicevamo un po' la nostra, e allora adesso tocca a voi dirci la vostra opinione. Ovviamente sono quattro nomi sui quali mi sento di dire che c'è l'avallo in un modo o nell'altro di Andrea Pirlo. Cioè la Juve non fa l'ultima eventuale mossa di mercato, sempre che dire Douglas Costa, vadano via, eccetera, non fa l'ultima mossa di mercato perché è un pallino del dirigente che aveva visto tre anni fa. Oggi è troppo pregnante che l'ultima mossa sia allineata per chiudere, come dire, le opzioni in base a ciò che ha in testa Andrea Pirlo, perché noi non abbiamo ancora capito completamente cosa ha in testa Pirlo, ma io immagino che almeno a livello verbale la dirigenza invece abbia idee sicuramente molto più chiare su cosa ha in testa Andrea Pirlo. Daniel, rispondiamo a quest'altro amico a casa. Pronto? Ciao, buongiorno, sono Fabrizio della provincia di Monza. Ciao Fabrizio, ciao, piacere. Allora, una premessa, io sono un azionista della Juventus e sì, neanche un tipo, tra l'altro, a meno, a secondo quale sono le mie possibilità. Ehi, hai il 10% della Juventus? Hai il 10% della Juventus? No, magari. No, scherzo. No, per quelle che sono le mie possibilità, certo, certo, ho messo una cifra così. Massimo rispetto. Quindi, una cosa io la volevo dire, però. Storicamente, la Juve, chi gestisce la comunicazione, è pessimo. La gestione della comunicazione in casa di Juventus è storicamente pessima. Spiegami perché. Nerina Cacciopoli fu addirittura autolesionista, a mio modo. Vabbè, ma era un'altra era anche di dirigenti, quindi certo, parlami di oggi, perché non ti convince la comunicazione? Ma perché? Io allora, voglio dire, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, la Rai, Sky, tutte, cioè voglio dire, c'è una caccia alle streghe che è una cosa incredibile. Io capisco che voi mi dite, allora, non c'è nessuna querela, non c'è nessun indagato nella Juventus, è vero che non c'è nessun indagato, però chi tutela gli azionisti della Juventus? Ci stanno dicendo, anche oggi, servizio di Rai 3, gli avvocati arrivano a Perugia, cioè il messaggio che si è lanciato è quasi per confessare chissà quale malefatta. No, ma io. Cherubini tirato in mezzo perché aveva un amico, ma Cherubini il minimo che possa fare è quello di informarsi. Ma su questo sono d'accordo. L'ho appena ribadito. Sì, ascoltami.
trovo interessante questa visuale un po' nuova anche per noi che tu vuoi proporre, non tanto sulla comunicazione dove si può aprire un dibattito e tutto, ma su l'azionista. Cioè giustamente, allora, è un passaggio ancora, non dico superiore, ma diverso dal tifoso. Il tifoso vuole sentirsi tutelato in quanto tifoso, cliente, chiamiamolo come vogliamo, appassionato. E poi c'è uno stadio ancora diverso, che è quello di chi impegna anche qualcosa di diverso dal semplice tempo sulla Juventus, come il tuo caso. E tu in questo momento non, in questo momento non ti senti, in questo momento non ti senti tutelato? Eh no, in questo momento no, perché non sento nessuno, non sento il presidente, non sento il vicepresidente, non sento il direttore. Allora io ti, tu saprai che tra non molto c'è l'assemblea delle, degli azionisti, giusto? Spero di esserci, spero, mi sono fatto una richiesta di presenza. Perfetto, e credo che la Juve arriverà anche su questo fronte strapreparata in quell'occasione. Credo che la Juventus in questi giorni non sta pensando, parliamo in sede, non sta pensando come battere la Roma, parliamo della società, quello ci pensa Pirlo, lo staff, certo. Saranno pensando a queste cose. Io spero che quantomeno la squadra abbia la testa. Sì, però in società fidati che sicuramente dal mattino alla sera stanno affrontando questa questione per poi intervenire magari una volta sola. Perché anche qui il problema è che se tutti i giorni la Juve parlasse, deve parlare poi tutti i giorni, rischi di essere tirato dentro un circo mediatico che ti garantisco è pericoloso. Io non sto difendendo a spada tratta comunicazione Juve, dico che probabilmente conviene alla Juve andare ad avere una posizione che nel momento che è quella sai che non devi ridiscutere più due giorni dopo. Immagino, grazie per il tuo contributo. Sì, scusa, posso dire una cosa sui quattro? Vai, di quattro allora, nomi, dimmi. Personalmente voto De Paul. Sì. Su Joaquin Correa, scordiamocelo perché è un titolo, Correa alla Juventus non lo darà mai. Sì, ma manco fosse un titolarissimo della Lazio, io l'ho visto sempre, l'ho visto sempre entrare nelle rotazioni, o no? Sì. Bah. No, comunque io preferisco De Paul. Grazie. Ciao, grazie all'amico da casa. Lo titolo non ce lo darà mai. Non capisco. Quanto può anche valere Correa? Non ho la più pallida idea, non voglio sbilanciarmi perché non sono un esperto. Allora ti faccio una domanda più sottile. Tu hai votato Correa? Sì. Allora ti dico, quanto sei disposto, fin dove sei disposto ad arrivare per Correa? Ma anche 35-40 milioni, sì, perché comunque, allora il mio secondo è De Paul, quindi la penso come il nostro amico che ci ha chiamato poc'anzi, però De Paul è un giocatore, se vogliamo, un pochettino più lineare, e avendo già McKennie, avendo già Rabiot, serve proprio alla Juventus un po' di leggerezza, bravissimo, soprattutto forse più in un contesto europeo che non in un contesto italiano, ecco perché tra i due scelgo Correa. Tantissimi ancora su Suarez, spero di essere stato chiaro, di essere stati chiaro nell'esporre il fatto che ovviamente pur non essendo la Juve parte in causa diretta, Suarez non è un tesserato Juve, non è arrivato in Italia come tesserato Juve, non era accompagnato dai dirigenti della Juve in università, eccetera, eccetera, però l'abbinamento impone il fatto che tutte le notizie giornalistiche che hanno chiarezza le riportiamo, tutte le allusioni sinceramente dobbiamo anche lasciarle correre perché sennò passiamo la giornata a parlare di una questione, di una vicenda che riguarda il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid, e sinceramente è anche giusto, ma oggi vorrei anche parlare un po' di Juve, quindi su Suarez se ci sono aggiornamenti assolutamente ne parliamo. La mia formazione titolare in modo di giocare sarebbe la seguente, ci scrive Blatt da Novara, difesa 3 Chiellini, Bonucci, De Ligt, quindi una difesa 3 vera, totale. Danilo crea al momento un ibrido interessante, centrocampo a 3 e non a 2, McKennie, Arthur, Bentancur, tre quarti Ronaldo, Dybala, Kulusevski e Morata, 3-3-3-1, questo giocava con questo sistema l'Ajax di Van Gaal che noi battemmo nella celebre finale di Roma, 3-3-3-1, però con Litmanen che era un'unica punta se non ricordo. Sì, però in realtà era interscambio di ruoli. Litmanen faceva un po' la punta, poi andava Canu, sì. Poi scendeva Litmanen al centrocampo, De Boer faceva l'ala destra, poi faceva l'ala sinistra, era un sistema
molto diverso dal sistema. Tra l'altro lo stesso Van Gaal in questi giorni ha parlato benissimo di quella Juventus di Lippi. Ma per giustificare la propria sconfitta. Può essere. Perché sa, magari persa, ma no, beh, quella Juve, chi è che non parla bene di quella Juve di Lippi? Tutti gli avversari che l'hanno affrontata. Aveva una cosa, ti rubo una parola, caro Luca, la leggerezza che poi non ha avuto più nei cammini europei. Ancora al telefono, pronto? Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Sono come ti chiami? Saluto te, Luca, e il tuo ospite. Grazie, come ti chiami? No, aspetta, come ti chiami? Enzo da Collegno. Enzo da Collegno. Collegno, prego. Ciao Luca. Ciao. Allora, ascolta, io volevo sapere, ma è possibile che noi veramente Morata l'abbiamo innamorato, che Dzeko l'abbiamo abbandonato? Cioè, è sicuro? Cioè, non potrebbe arrivare come seconda punta e magari alternarli, perché io credo che poi alla fine giocheremo a due davanti con due punte. Quindi se tu pensi che uno è Dybala e l'altro è Ronaldo, uno dovrebbe essere Morata e l'altro dovrebbe essere un'altra punta. Perché se no così noi gioco aereo. Io vedevo l'Inter a Bayern Monaco, che tutti dicono sia la squadra più forte d'Europa, loro lasciavano lungo, ogni tanto si appoggiavano su Lewandowski per salire la squadra. E poi serve il gioco di testa. Noi, cioè, Diamantukic ce lo siamo dimenticato. Guarda, allora ti rispondo. Ti rispondo così: su Dzeko non c'è più nulla. Pensa che domenica, mercato ancora aperto domenica, ci sarà Roma Juve, Dzeko avrà la fascia da capitano della Roma e gioca contro. Tu immagini, allora, se la Juve fosse ancora su Dzeko, ci sarebbe ancora un po' di incidente diplomatico all'interno della Roma. Dopo abbiamo visto Verona-Roma, no? La gestione di Dzeko. Direi che la cosa è totalmente superata, anche per una questione di costi. Non dimentichiamoci che noi avremmo trattato un over 34 a 15-16 milioni di cartellino. Io sono andato a fare una ricerca in quei giorni. De Sciglio andava in prestito, non prendevi un euro. Ma il discorso è un altro, che io sono andato a fare una ricerca. L'over 34 più pagato come cartellino della storia, 5 milioni di euro, Fuente, difensore che andò in Cina nei mesi in cui la Cina veniva in Europa 3 anni fa e offriva 100 milioni. Quando si prendevano Scar del Chelsea. Quando prendeva Pelé, Oscar a cifre pazzesche. Quindi quell'operazione impostata com'era non è ripetibile oggi, dopo aver impegnato i soldi per Morata. Abbiamo aspettato tutto questo tempo. Pensa che abbiamo aspettato molto di più per Suarez. Io ve lo raccontavo ogni giorno la trattativa di mercato. Ti do però una notizia: se arrivasse mai, io al momento lo escludo perché la Juve sta lavorando su una tipologia di giocatori così e perché pensa di dismettere Douglas Costa. Ma se cambiasse il piano e la Juventus pensasse all'ultimo giorno e avesse posto per una torre che manca magari in questa rosa, a colpo d'occhio, arriva Llorente, a zero. Segnatevelo, pubblicità. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Nuovo Renault Captur, tuo da 199 euro al mese. E con Renault Restart 6 rate scontate a solo 1 euro l'una. Vai su Renault.it e con vendita privata Renault prenoti un appuntamento in totale sicurezza. Potresti scoprire ulteriori occasioni. Solo all'Ital Motor di via Masaccio 26 a Torino troverete Lancia Y 1269 cavalli allestimento Gold a soli 8.900 euro. In più la possibilità di finanziare anche l'intera cifra e piccolissime le rate mensili comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Ital Motor, via Masaccio 26, Torino.
State cercando un crossover? Honda HR-V la risposta giusta, può essere vostra con motorizzazione 1.5 benzina o GPL o anche con motorizzazione 1.6 turbo diesel. Honda HR-V è un crossover davvero spazioso ma agilissimo in città e soprattutto un'auto che in soli 4,30 m vi mette a disposizione degli spazi incredibili. Grazie ai suoi sedili magici che si piegano o si reclinano è in grado di generare tantissimo spazio al suo interno, ma soprattutto potete trovare sempre al suo interno davvero tanta tecnologia che vi fa viaggiare col massimo della sicurezza. Honda HR-V è qui da noi e nella motorizzazione 1.5 Elegance Navi, quindi già super accessoriata, la portate a casa a soli 20.600 euro. Parliamo di un'auto che gode di un eco-incentivo per motorottamazione fino a 5.800 euro. Se preferite pagare la rata, soli 255 euro al mese, nessun anticipo, nessuna maxi rata finale. E in più, per i primi che arrivano, riusciamo a darvi garanzia estesa fino a 5 anni. Quindi affrettatevi, un'offerta davvero incredibile e concentivi garanzia estesa su un'auto davvero unica. Venite a scoprirla e a provarla su strada dal gruppo WAuto a Torino in corso Giulio Cesare 320. E allora nel gioco dei 4 per una maglia anche Marco che ci scrive da Torino, buongiorno, direi De Paul innanzitutto perché è un buon giocatore, vero, cresciuto tanto in personalità, Udine è diventato uomo squadra negli ultimi 2 anni e poi perché è uno che di gol ne fa parecchi, è il nostro centrocampo, ha bisogno di gol extra, cioè di dare gol a prescindere dagli attaccanti. Giustissimo. Qualche gol ce l'ha anche Chiesa. Correa così così meno, è uno che mette subbuglio nelle difese avversarie ma è anche un discreto casinista sotto porta. Sì. Sharawi non mi pronuncio perché è in Cina, alla Roma nell'ultimo periodo aveva inciso, poi è andato in Cina, è un bel giocatore, 16 milioni netti, ma la mia domanda è ancora un giocatore? È ancora un giocatore, infatti nessuno lo vota. Pronto da casa? Ciao Pomprano, buongiorno, buongiorno pure al tuo ospite. Buongiorno. Con chi parliamo? Buongiorno. Sono Rosario di Porto dei Napoli. Ma Davide, non potevi prepararlo un poco tu a suare? Ah, io? Daniel. Sì, così evitavate tutta questa brutta figura mondiale che avete fatto, dai. Sono un po' lontano rispetto a Perugia, ciao, Rosario. Ciao Rosario. Beh, ormai però in video chiama. Le lezioni le ha fatte in video, Però gli esami non credo che si possano più fare in video. No, si possono. Sì, ancora? Si possono, però lui l'ha fatto di persona perché... facendolo di persona c'erano alcuni, non perché su Arts, per chiunque, alcuni benefit, per esempio hai il risultato subito, mentre se lo fai telematico c'è un tempo di latenza, sì, di attesa, a prescindere anche se tu lo faccia orale, e insomma c'era una serie di questioni, anche la tipologia del test, e qui apro e chiudo una parentesi, non voglio sentire più questa questione, il test B1 cittadinanza, che non è il B1, si chiama B1 cittadinanza, orale, con le disposizioni post-Covid, è un esame che se andate su qualunque ciclo studiato università, li trovate sui siti dell'Università di Siena, quelle che sono certificate, ha scritto durata 12-15 minuti. No, perché leggo sui giornali che doveva essere l'esame di diploma di maturità. Sì, è vero. Questa è una cosa scorretta sui giornali. Esame B1 cittadinanza, mirato cittadinanza, 12-15 minuti. E nel ciclo stilato, io del quale sono anche in possesso, vi dirò una cosa che può lasciarvi a bocca aperta. C'è anche la traccia delle domande. Cioè, non è un esame per mettere... L'esame B1 cittadinanza non è un esame costruito per mettere in difficoltà una persona, come sono costruiti gli esami che sono universitari. Tu vai e io devo metterti un po' in difficoltà per capire se hai studiato o no. O anche al liceo, non lo so. Devi verificare, si chiamano verifiche. Sì, infatti. Però cerchi anche di insinuarti in pieghe che magari per capire l'alunno o lo studente. Qui siamo in un'altra sfera. Qui siamo nella sfera B1 cittadinanza. Pensa che sui ciclastilati delle università, del B1 cittadinanza, evidentemente tanti colleghi hanno pescato del B1 normale. Ed è un'altra cosa. C'è addirittura la traccia delle domande, la tipologia che poi alla fine si pone le domande. Dove abiti? Come ti chiami, cosa sai dell'Italia, qual è l'ultimo viaggio, l'ultimo libro, l'ultimo film. 4 domande, 12-15 minuti, c'è scritto. E ci sono addirittura anche le simulazioni, è possibile fare delle simulazioni d'esame. Perché? Perché l'obiettivo per cui si fa più una cittadinanza, e a me, Suarez me lo sono anche già dimenticato in chiave Juve, ve lo dico. Però questo, con una semplice click,
qualunque giornalista l'avrebbe trovato. Quindi gli scandali sui 12 minuti non li voglio sentire. Poi, sono state date le domande precise? Sono messi d'accordo? Queste sono cose che non si possono fare. Punto. Punto. Però, sulla durata, sulla tipologia delle domande, ragazzi, basta informarsi. Si guarda, il bivio di cittadinanza è così. Oggi. Giusto, sbagliato, a me io su questo. Un anno se ne fa sempre un gigante. No, però ho letto di tutto. Ho letto di tutto e io intendo. E se volete, ve lo giro anche il ciclo stirato. Mi mandate una mail, ve lo giro a tutti. Giusto per fare un po' di informazione. Senti, per quanto riguarda Roma Juve, Daniel, dai, gettiamoci un po' su sta partita. Manca 48 ore. E lo stesso 11 di Juve Samp, profezia. Sono convinto di sì. Stesso? Sono convinto di sì. Non credo che Pirlo. Hai detto giustamente tu, la partita spartiacque sarà quella col Napoli. Inizierà una nuova fase in cui Pirlo conoscerà meglio la sua creatura che sta piano piano plasmando a sua immagine e somiglianza, e probabilmente ci saranno degli innesti, mi viene in mente proprio Arthur. Però per il momento io credo che Pirlo non voglia cambiare nulla, anche perché domenica la Juve ha convinto. Verissimo che la Sampdoria non è parso uno sparring partner di altissimo livello, però la Juve c'è stata e come ha creato. Quindi tantissimo. Stesso 11 fra Botta, McKennie, sì. Rabiot, Ramsey, Danilo, 5 con riconfermati secondo me. Penso proprio di sì. Ma anche per questione di tenuta atletica, cioè tu dici questi probabilmente sono stati scelti da Pirlo con la Sampdoria non solo perché sono più bravi, ma perché sono in questo momento quelli che hanno più gamba ed è importante in questa fase avere gamba? Quelli che hanno più gambe, quelli che forse in questo momento stanno leggendo meglio ciò che Pirlo chiede loro, che non è propriamente facilissimo, quindi quelli che interpretano meglio il pensiero di Pirlo. Allora, Morata e Dybala dovrebbero essere entrambi convocati, visto che non fanno eventualmente parte dell'11, no? Che abbiamo ipotizzato, che ha ipotizzato Daniel, dovrebbero essere entrambi convocati contro la Roma. E sono altri due nuovi acquisti, mi permetto di dire, per Pirlo, no? Sì, probabilmente Morata è un giocatore che Pirlo voleva a tutti i costi e l'ha ottenuto. Dybala non è che non lo volesse, non voglio, parlo chiaro Luca, quindi non è che ci sia qualcosa tra le due. Tu dici però Pirlo è un po' più vuole difficile capire Dybala. Sì, 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 come collocarlo, come utilizzarlo, questo è il discorso. Da casa ancora, pronto? Pronto? Sì, salve. Pronto? Prego, prego, l'ascoltiamo. Sono Piercarlo Perugè, voglio salutare Pisani. Buongiorno. E ciao Daniel, senti un po', quando fine la trasmissione telefono, mi dai il mio numero, il tuo numero di telefono che voglio parlarti. Volentieri. Grazie a tutti, forza Juve. Volentieri. E siamo il prossimo anno, facciamo il decimo, alla faccia di chi ci vuol male. Un abbraccio Piercarlo, grazie, aspetto, grazie. Aspetto il tuo telefonato, va bene. E dammi il tuo numero di telefono. Allora, va bene, grazie Piercarlo. Grazie, ciao. Un onore, un piacere, ovviamente non tutti a casa hanno capito il rango di questa telefonata, Piercarlo Perugè, uno dei rappresentanti più importanti, più rilevanti, più signori anche, sì, della storia della tifoseria juventina a Torino, poi probabilmente conosciutissimo, storico presidente del club Primo Amore, sì, mi pare, non sì, vorrei commettere, chiedo scusa nel caso a Piercarlo, in via Po, se non ricordo male. Sono andato in via Po, quindi a questo punto non ci sono personaggio dubbi. Che ha attraversato decine di generazioni di Juventus. Una delle prime cose che mi ha fatto vedere Piercarlo, e ancora grazie, ne sono rimasto telefonata, affascinato, è il biglietto di Juventus Argentinos Junior, tutto scritto in caratteri ovviamente giapponesi. Eh sì, intercontinentale. Pronto. Magari adesso ci chiama anche Boniperti, che ha fatto il pieno. Pronto? Sì, pronto? Prego, abbassi il televisore. Pronto? Ciao Luca, Sandra, Daniel. Buongiorno Lino. Volevo dire una cosa Luca, io sono Lino di Cesano Maderno. Sì. Volevo dire solo questo, che la Juventus fa benissimo non intervenire sulla storia, che poi di Perugia non dico neanche il nome, no? Sì. Ma la Juventus con quello che ha passato nel 2006, giusto? Giustissimo. Se aveva qualcosa da
scusate, perché ho 82 anni, la mia voce è questa. Prego. Telefonava. Secondo voi telefonava? Secondo tutti quelli che chiamano, che si preoccupano, prendevano, andavano a Perugia, parlavano con chi dovevano parlare e sistemavano le cose senza chiamare, telefonate o non telefonate. Siamo nel 2020, lo sanno tutti che le telefonate sono intercettate, perciò, ma io mi domando, io sono 50 anni che va quasi che vado allo stadio, 82 anni. Ho sempre stato juventino che adesso mi ha dato e devo sentire queste telefonate e queste stupidaggini. Grazie Lino, il concetto, scusa, siamo di corsa, è chiarissimo, io mi trovo anche abbastanza d'accordo, certo. Come pensare che... Questa ingenuità, secondo da qualcuno che prende le informazioni, terzo lui dice, a differenza di alcuni altri che ci hanno anche telefonato, meglio... non intervenire da parte della Juve su una questione che sì giornalisticamente sta prendendo una piega, devo dire, antipaticissima, però dall'altro lato ti mette anche in condizione di non prima roba le indagini sono ancora in corso, quindi la Juve secondo me fa anche bene a non parlare per questo, perché poi bisogna comunque che la questione sia completata, perché il primo poi a scendere dai giornalisti a dire no guarda che non c'entra niente, abbiamo chiuso le indagini, sarà il procuratore, e lì magari la Juve finalmente si toglierà il sassolino dalla scarpa. Intanto, curiosità delle curiosità, un po' fine a se stessa, però sapete che una delle grandi telenovele dell'estate non c'è stato solo Suarez. Messi. Leo Messi che alla fine è rimasto a Barcellona, e allora tutti dicono vabbè, ma dai, alla fine ha fatto un po' di caos, gli danno due lire in più. Messi è incarognito, messaggio social, sui social ufficiali di Leo Messi, messaggio a Suarez dopo l'addio: non meritavi di essere buttato fuori come hanno fatto, ma non mi sorprende più nulla. Come fa il Barcellona a gestire obtorto collo Leo Messi, che tra l'altro è uno che non ha mai parlato mezza parola fuori dalla riga, ma se è partito così questa stagione del Barcellona parte non male, malissimissimo. Vabbè, prossimo anno lo prenderemo noi. C'è problema. Dice. No, Luca, io credo che sia necessario ridimensionare l'iperbole, anche perché ieri sera ho guardato la partita della Supercoppa. Anch'io l'ho vista. E devo dirti, ho visto due belle squadre, sicuramente una gran bella partita, ma adesso si tende a mitizzare questo Bayern Monaco, non è il Barcellona del 2000, degli anni di Guardiola, per intenderci il Real Madrid. Dove voglio arrivare? I tifosi l'avranno già capito. Si può giocare, ecco perché è importante anche in questo momento un innesto. Io prima ho parlato di Correa, che possa in un certo senso spaccare le partite, che possa essere il Douglas Costa, ma che possa garantire più presenze e possa, diciamo, levare dall'anima del tifoso bianconero quel rosario che dovevamo recitare affinché Douglas Costa non si rompesse. Tu ci stai dando un messaggio, io ho capito, un messaggio positivo. Daniel dice, il Bayern, diciamo dopo il lockdown, è diventata una squadra che apparentemente, sia a livello di risultati, che hanno fatto clamore, 8 gol di qua, 8 gol di là in Champions, in Bundesliga, ha vinto tutte le partite in Champions, però soprattutto dopo il lockdown il Bayern ha dato la sensazione a tante tifoserie, non solo a quella della Juve, di essere troppo più avanti in questo momento. Il messaggio che Daniel ci ha dato, se non ho capito male, è attenzione, perché se noi facciamo le scelte giuste, per il Bayern che ho visto in finale col Paris Saint-Germain e in Supercoppa, il gap noi non dobbiamo averlo come tarlo, perché bravissimo, potrebbe non esserci. Hai interpretato appieno il mio pensiero, anche perché il Siviglia è una gran bella squadra, è la squadra che ha battuto tenace. L'Inter, però è una grande organizzazione di gioco, cioè quello che Pirlo sta cercando, con una grande organizzazione di con gioco. Con però una qualità media. Esatto, poi comunque giocartela, perché il Siviglia comunque... A noi dico, il Siviglia. Se avesse sfruttato le occasioni, poteva anche portarsela a casa. Grazie Daniel. Grazie a te Luca. Ti ritroviamo qui la prossima settimana. In presenza la prossima settimana, magari via Skype ci disturbiamo ancora vicendevolmente. Volentieri. Noi ovviamente siamo con la programmazione assolutamente in linea, 15-16 Top Mercato e tutto il resto. Ciao. Evo Electric, tu a 21.900 euro. Con 300 km di autonomia, batterie garantite 8 anni e la ricarichi anche con la presa di casa.
auto standard, tua 21.900 euro, grazie a 10.000 euro, via coincentivi.